ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto online praticamente in quest'ultimo mesetto. E dico in quest'ultimo mesetto perché ho fatto un acquisto su Cosmetic for Less ormai 3 settimane fa e infatti i prodotti li sto già utilizzando. Volevo mostrarveli ancora prima di utilizzarli, appena arrivato il pacco, però non sono riuscita a farlo perché ho ordinato anche su ASOS, però il pacco di ASOS mi è arrivato sbagliato, praticamente un articolo che avevo acquistato, che ho scelto, era sbagliato, mi è arrivata un'altra cosa, quindi ho dovuto fare il reso, rispedire tutto e fare un altro ordine che mi è arrivato pochi giorni fa, quindi riesco a registrare il video soltanto adesso. Partiamo da Cosmetic for Less, quindi Angolo Beauty. Ho fatto un ordine su Cosmetic for Less principalmente perché volevo provare questo fondotinta che non trovo da nessuna parte fisicamente in nessun negozio qua nella mia zona, non so se dove si possa trovare Catrice in zona Brescia. Sono stata veramente incuriosita tantissimo da questo fondo appunto di Catrice, l'HD Liquid Foundation. È un fondotinta che dicono che duri 24 ore, in realtà non dura 24 ore perché appunto lo sto testando già da 3 settimane quando mi è arrivato, però mi piace tantissimo, è fantastico, ci sono un sacco di recensioni sul web positive, specialmente questo YouTube, per quanto riguarda questo fondotinta, e infatti sono rimasta, ero proprio curiosa di provarlo. Ecco perché ho fatto l'acquisto su Cosmetic for Less e poi allora ho aggiunto anche altre cosine perché c'era la spedizione e quindi non mi andava di pagare di più di spedizione che non di fondotinta. Ora non ricordo i prezzi esatti, quindi se riesco a trovare tutti i link di tutti gli articoli che ho acquistato che vi mostro in questo video ve li lascio appunto nell'info box. Io l'ho preso nella tonalità 030, che se non sbaglio è quella leggermente più scura tra le due che trovate su Cosmetic for Less, perché c'è la 020 e la 030. Questo è un fondotinta, innanzitutto il pack è veramente geniale in quanto è fatto a contagocce, quindi non c'è, è veramente igienico da questo punto di vista. Non vado a mettere il fondotinta direttamente sul pennellino perché mi sono accorta che prende veramente tanto prodotto, quindi lo vado semplicemente a versare, metto le mie goccine su tutto il viso, le metto un po' qua e là e poi vado a spalmare il fondotinta con il pennello. Ecco, non lo metto direttamente sul pennello perché vedo, mi sono accorta che mangia più prodotto rispetto che non a metterselo subito sul viso. È un fondotinta di bassa media copertura, io fortunatamente non ho grosse imperfezioni da andare a coprire e quindi mi ci trovo bene. Se avete però imperfezioni, delle macchie un po' evidenti che volete coprire, questo non è un fondotinta che fa il caso vostro, però per me, per la mia pelle, mi piace molto, ha un effetto super naturale, non sembra neanche di avere indosso un fondotinta perché è veramente molto leggero, non si sente per niente sulla pelle e mi sta piacendo tantissimo. All'interno ci sono 30 ml di prodotto e credo che mi durerà un bel po' di tempo perché non mi piace l'effetto mascherone sul viso e quindi ne vado ad applicare proprio poco, circa 5-6-7 gocce su tutto il viso e sicuramente, ecco, mi durerà per un po' di tempo. Ne ho preso soltanto uno perché volevo provarlo, però mi ci trovo veramente molto molto bene e sicuramente sarà un prodotto che riacquisterò nel tempo quando l'avrò terminato. Poi appunto, già che c'era, come vi dicevo prima, ho fatto altri acquisti e ho preso questo gel eyeliner sempre di Catrice. Questo è un eyeliner waterproof, questo tra l'altro è una novità, è uscito da poco e il prezzo di questo non me lo ricordo, mi sembra sui 3,90 €. L'avete già visto all'opera nell'ultimo video, quello sugli 8 trucchetti di make up che tutte le ragazze dovrebbero sapere. Se ancora non l'avete visto ve lo lascio qua nelle schede. Anche questo prodotto mi sta piacendo molto, lo sto utilizzando ormai da 2 settimane e lo utilizzo, come avete visto nel video precedente, con un eyeliner in penna secco per andare ad applicarlo. E un buon prodotto anche questo. Poi ho preso il Bahama Mama di The Balm. Ho voluto provare a prendere questo bronzer perché innanzitutto ho visto che tante ragazze lo utilizzano e che ne parlano bene, quindi anche questo prodotto ero curiosa di provarlo. E poi anche perché amo The Balm. Ho l'illuminante, il Mary Luminizer, che secondo me è l'illuminante migliore in assoluto. Tra tutti quelli che ho provato è il mio preferito e lo utilizzo quasi tutti i giorni, e quindi ho voluto provare anche il Bahama Mama, questo bronzer. Tra l'altro mi piace molto il pack, perché c'è lo specchietto all'interno, e anche questo lo sto utilizzando praticamente da quando mi è arrivato, e mi piace molto. All'interno ci sono 7 grammi di prodotto. Non so se soltanto la mia impressione, ma mi sento un po' la voce rauca, comunque tralasciamo questa cosa. L'ultimo acquisto che ho fatto su Cosmetic for Less è stato questo correttore di Catrice. Praticamente ho acquistato 3 prodotti, quasi tutto di Catrice, e questo l'ho acquistato principalmente perché l'ha consigliato Clio in un suo video. Mi fido tantissimo di Clio, guardo tutte le sue recensioni e quindi ho voluto provarlo perché lei ne parla veramente benissimo. Questo è il Catrice
Camouflage Cream, è appunto un correttore, questo nella colorazione 020 Light Beige, e ancora non l'ho provato perché voglio terminare l'Instant Anti-Age, che è praticamente quasi alla fine, della Maybelline, che anche quelli li acquisto continuamente, li uso, li finisco, li termino, li riacquisto un giro così, ne utilizzo veramente tantissimo di quel correttore e è praticamente il mio preferito, però di questo ne ho parlato veramente benissimo, l'ho messo anche a confronto con un correttore molto molto costoso, ora non ricordo però quale fosse, e quindi ho voluto provare ad acquistarlo. Ecco, non l'ho provato, però mi fido tantissimo di Clio e quindi sicuramente so che sarà un buon prodotto. All'interno di questo ci sono 3 grammi appunto di prodotto, e se vi può interessare il mio nella colorazione 020, però ce ne sono tanti altri, ci sono tante tonalità di colore e vedremo un po' com'è. Sto provando in questi giorni, mi manca veramente poco per terminare l'Instant Anti-Age, quindi lo proverò. Poi vi mostro la Beautiful Box di Al Femminile del mese di febbraio. Innanzitutto guardate le confezioni, sono sempre deliziose, sempre carinissime. Questa è tutta blu con l'orso polare, veramente deliziosa. Per ricevere questa scatola tutti i mesi bisogna semplicemente fare un abbonamento e ogni mese si riceve una box diversa senza sapere quello che c'è all'interno. E un'altra cosa carina è che mettono un foglio con tutti i passaggi da fare, insomma un'idea su come utilizzare tutti i prodotti che sono poi contenuti all'interno della scatola. Ci sono sempre 2 sacchettini, uno con all'interno un gioiello e invece un altro con all'interno i prodotti. Partiamo dal primo, ancora queste cose non le ho utilizzate perché mi è arrivata ieri mattina. Il primo prodotto è questo, il primo step che loro consigliano, è una crema da notte da applicare sul viso. Questa crema costa 21,45 € per una pelle perfetta ed effetto wow garantito, e sono curiosa di provarla, è della marca Polar, che non conosco. Il secondo prodotto invece è una liquid matte lipstick, quindi una tinta labbra matte, un rossetto liquido, nella colorazione Beautiful, qua c'è scritto semplicemente Beautiful, non so se questo è il numero della colorazione, comunque è un bellissimo bordeaux molto molto scuro, anche questo sono curiosa di vederlo sulle labbra. Questo prodotto costa 9,50 €. Poi c'è questa matita per occhi, è una matita nera, il costo di questa matita è di 3,50 €. E poi per terminare c'è uno smalto nella colorazione Cherry Night, questo è uno smalto realizzato, sono marchiato Beautiful, proprio fatto da loro, realizzato da loro, questo costa 5,50 €. E è un colore, assomiglia tantissimo alla tinta labbra, è un bordeaux molto molto scuro, peccato che non lo posso utilizzare sulle mani perché ho il gel, però sicuramente sui piedi lo proverò. E poi c'è un gioiello contenuto all'interno di questo sacchettino, sono degli orecchini a perla pendenti, fatti in questo modo, c'è la perlina e poi c'è il pendente con la stellina. E l'ultima cosa contenuta nella box invece è una candela della Village Candle al profumo di ciliegia, e infatti quando ho aperto la box è uscito un profumo di ciliegia fortissimo e assomigliano alle Yankee Candle queste, le confezioni fatte in questo modo, però la Village Candle non l'avevo mai provata e il costo di questa è di 2,60 €. Poi passiamo ad ASOS. Vi spiego un attimo cos'è successo quando ho fatto l'ordine online. Circa 2 settimane fa ho fatto appunto un acquisto online su ASOS dove ho scelto 4 cose, 3 vestiti e un paio di scarpe. È arrivato tutto nel giro di una settimana con la spedizione gratuita e le scarpe però erano sbagliate. La scatola, il codice articolo sulla bolla corrispondeva all'ordine che avevo fatto io, ma all'interno c'erano delle scarpe diverse. Avevo scelto degli stivaletti tutti neri con il tacco argentato effetto specchio, molto molto particolari, erano scontatissimi, magari se li trovi lascio il link sotto nell'info box, tra l'altro adesso sono esauriti, erano scontatissimi, anziché 85 € costavano tipo 31 €, li avevo messi nel carrello, la mia misura,
Li ho acquistati perché anche lì non erano disponibili, poi tornavano disponibili, quindi io per un po' di giorni sono stata su Asos, continuavo ad andare a controllare perché volevo ordinarli, però non c'era sempre la mia misura finché l'ho trovata e quindi ho fatto l'ordine. Però mi è arrivata la scatola di quegli stivali, ma dentro c'erano gli stivali tra l'altro di un'altra marca. Mi sono accorta subito che erano sbagliati, però sai, a volte capita di la foto del sito non corrisponde poi all'articolo in realtà, no? Perché comunque erano molto molto simili, erano sempre tutti neri con il tacco a effetto specchio, però era la prima parte, cioè la parte più bassa argentata, poi c'erano tipo dei rombi disegnati, insomma dei dettagli geometrici in color dorato, sempre effetto specchio, che si vedeva veramente poco questo contrasto, però erano diversi, il tacco era più alto. E poi mi sono accorta la sera, guardando lo stivale più nel dettaglio, che era proprio di una marca completamente diversa, mi sono accorta guardando nella suola, che la marca, se non ricordo male, era New Look, mentre invece i miei erano di un'altra marca completamente, quindi hanno proprio sbagliato. Praticamente mi sono trovata la scatola giusta, ma le scarpe sbagliate, il numero era perfetto, però non mi dispiacevano come modello, però non era quello che avevo ordinato io, anche perché poi quelle costavano meno, quindi ho fatto il reso. E la cosa fantastica di Asos è che si può rendere senza pagare nulla, quindi ho fatto il mio pacco, ho rimpacchettato insomma le scarpe, poi tra l'altro ho reso anche un'altra cosa, che avevo scelto una maglia, una felpa bianca tutta un po' oversize con un po' di strappi qua e là, però corrispondeva alla foto, però indossata non mi piaceva, quindi già che c'ero ho infilato anche quella e ho reso anche quella. Si va semplicemente in posta e si spedisce il pacco. Questa è una cosa fantastica perché tante volte ad acquistare online c'è il rischio che le cose non ti piacciono e poi devi pure pagare la spedizione per rendere l'articolo, e invece con Asos questo non succede e quindi ho spedito a spese loro e mi sono trovata bene da questo punto di vista, nel senso che non ho dovuto tirar fuori i soldi per fare il reso visto che è stata colpa loro. Però vabbè, adesso vi mostro le uniche due cose che ho tenuto dal primo ordine, perché poi il giorno stesso che mi è arrivato il pacco e quando mi sono accorta insomma che le scarpe, gli stivali erano sbagliati, ho fatto un altro ordine perché anche gli altri stivali che mi piacevano, che erano al secondo posto, anche quelli non erano mai disponibili, e quindi quella sera erano proprio disponibili il mio numero e quindi li ho acquistati, tra l'altro era l'ultimo pezzo e mi sono arrivati e questa volta sono giusti, quindi ho fatto due ordini nel giro di due settimane, sì. Le uniche due cose che ho tenuto dal primo ordine sono state allora questa maglietta che mi piace molto, per quanto riguarda Asos ho preso tutte e due taglie 40, prendo sempre la 40, anni fa avevo fatto l'errore di prendere la 38 e mi erano strette, cioè non mi andavano bene, allora di questa appunto ho preso la 40 che quindi corrisponde a una S italiana. Questa mi è piaciuta molto per il particolare nella parte alta, ovvero che ci sono le spalline e poi c'è questa apertura sulla spalla che arriva quasi a metà braccio, non c'è per appena la spalla scoperta ma è più profonda la scollatura, diciamo l'apertura, a manica lunga, tutta nera. È un po' morbidina, però sta bene indossata, non sono quelle magliette molto molto larghe, sta bene con un jean skinny, con dei leggings in pelle. E questa è di Asos, proprio marchiata Asos, era scontata, tutti gli articoli che ho acquistato su Asos erano scontati e quindi ottimo. Poi ho preso questo maglioncino barra crop top perché in realtà è un maglione che resta un po' corto, infatti questo sta molto molto bene con dei jeans skinny ma vita molto molto alta e rosa. Colore fantastico, mi piace molto, ultimamente mi sono data questi colori da quando ho preso il maglioncino da Zara fucsia. Mi è piaciuto talmente tanto come colore e infatti l'ho acquistato anche su Asos, è fatto benissimo, veramente benissimo. Ho fatto tanti ordini su Asos in questi ultimi anni e questo è l'articolo più bello che ho mai ricevuto, insomma è fatto benissimo. Tra tutte le cose che ho acquistato negli anni di Asos, questa è la cosa che mi è piaciuta di più per quanto riguarda i vestiti, e anche questa l'ho scelta in taglia S. Questa non è di Asos, è di un'altra marca, sapete che Asos comunque ha anche altri brand sul loro sito, è bellissima, è indossata, è veramente molto molto bello questo. E poi passiamo alle scarpe, sono queste, magari non a tutte possono piacere, cercavo degli stivaletti con un pochettino di tacco, sapete che io a me non piace portare i tacchi, non li metto quasi mai, però se c'è una scarpa che ha un tacco grosso, non troppo alto, lo porto volentieri. Volevo uno stivale di questo genere perché ho visto che stanno andando tantissimo in quest'ultimo periodo, non ne avevo neanche uno perché tutti gli stivali che ho sono a raso terra oppure hanno il tacco grosso ma comunque non troppo alto. Questo invece è un tacco 8 cm, è comodissimo, comodissimo, veramente super super comodo, e il modello è questo. Praticamente i primi che avevo scelto erano fatti praticamente nello stesso modo ma avevano il tacco appunto argentato a specchio, mentre invece questi hanno il tacco tutto pieno di glitter argentati, anche questi sono veramente graziosi
e appunto tutti neri con il tacco, con questo dettaglio, questo particolare, perché hanno appunto questo tacco tutto brillantinato che fa una luce pazzesca. Un altro dettaglio particolare di questi stivali, oltre che avere la classica cerniera interna nera, hanno anche questa finta, perché non si tira giù, questa finta cerniera argentata che riprende un po' il tacco argentato, e questi due dettagli mi piacciono molto. Spero che i glitter non vengano via facilmente, vi farò sapere, ma sono veramente comodissimi indossati. Non pensavo, perché comunque è sempre un tacco 8 cm, sì che è molto grande, ma per me che non sono abituata a portarli, e invece sono veramente comodissimi, sono troppo contenta dell'acquisto che ho fatto. Nonostante il disguido che c'è stato la prima volta, anche questi sono veramente bellissimi. E niente, questi sono stati gli acquisti che ho fatto online in quest'ultimo mesetto, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Thank you.